Salve a tutti, benvenuto da parte mia, sono Fabio e in questi pochi minuti desidero raccontarvi, spiegarvi del prossimo viaggio in India. Il viaggio si svolge dal 21 di settembre fino al 7 di ottobre, oppure con una estensione fino al 12 di ottobre. E come tutti i viaggi dell'anima, avremo l'occasione di fare un'esperienza importante, un'esperienza di conoscenza della cultura, della tradizione antico indiana. Andremo a visitare luoghi molto importanti dal punto di vista storico, filosofico e vi leggo la sequenza delle visite e dei soggiorni che andremo a fare: Rishikesh, Deva Prayag, Rudra Prayag, Karna Prayag, Nanda Prayag, Vishnu Prayag e Badrinath. Tutto questo in 15 giorni. Per chi invece fa l'opzione della estensione avrà la possibilità di visitare una delle città più conosciute e più sacre dell'India, che è Varanasi. In tutto questo, come sempre, noi introduciamo le narrazioni che troviamo all'interno di opere universali come lo Srimad Bhagavatam o altri testi della tradizione della Bhakti Vaishnava. E questo viaggio che ci porterà fino a una delle mete più suggestive, che è la grotta di Vyasadeva, quindi il luogo dove secondo la tradizione sono stati scritti i Veda e tutta la letteratura vedica, tutta la parte più importante della conoscenza umana di questa cultura, di questa tradizione. Sappiamo che poi indicare la tradizione potrebbe essere rischioso, perché si potrebbe pensare che stiamo parlando di una conoscenza che appartiene agli indiani. In realtà non è così, è una conoscenza universale, i valori sono universali e quindi sarà una grande occasione quella di visitare questi luoghi per capire che questi valori sono eterni e che risuonano dentro di noi con quella che è la nostra cultura, con quella che è anche la nostra visione, e risuonano profondamente, perché a certi valori ovviamente non si può dare luogo geografico e non possiamo nemmeno dare un'indicazione temporale. I nostri viaggi sono fatti in sicurezza. Ci tengo a ribadire questo aspetto, perché quando andiamo in località come l'India e andiamo in zone dove si trova una condizione sociale particolare, e anche le abitudini sono ovviamente diverse da quelle nostre, gli standard sono diversi, ecco, ci tengo a precisare che gli spostamenti che noi faremo terra indiana sono fatti in sicurezza, perché i mezzi sono prenotati e privati, quindi il centro studi Bhaktivedanta sceglie con cura quelle che sono tutte le modalità di spostamento, di trasferimento, così come anche per quanto riguarda il soggiorno. In ogni caso, per chi ha desiderio di saperne di più, noi siamo a disposizione. Noi abbiamo il nostro sito, che è www.viaggidellanima.com, dove potete leggere anche i diari dei nostri viaggi, così avete un'idea di come si svolge la giornata all'interno di questo tipo di esperienza. Partiamo a settembre, ma il momento più opportuno per iniziare l'iscrizione con un acconto è proprio questo, perché questo ci permette di bloccare il volo aereo con i prezzi più vantaggiosi, e così anche per quanto riguarda tutte le spese che dovremo affrontare attraverso l'esperienza del viaggio in India, con le strutture e con tutto quello che ne consegue. Bene, quindi io vi ringrazio per questa brevissima introduzione. Ci tengo, ecco, a stimolarvi di prendere in considerazione questa opportunità e di tenere di conto che, nel caso in cui c'è interesse, di muoversi quanto prima, proprio per poter operare al meglio
per quanto riguarda l'organizzazione. Grazie a tutti e vi auguro una buona continuazione.